Ehi! Hey ragazzi, come va? Io sono Alefnax. E niente, oggi faremo una farm di polli, di chicken cotti. È importante sapere che sono cotti, perché se sono crudi alla fine devi cuocerli tu e è un po' una noia. Invece così è completamente FK, ti metti lì a guardare anime, che ne so, quello che vuoi. Vai, ti va in giro, lasci il computer acceso con il AFK, away from keyword, e puoi prendere un sacco di polli cotti, pam pam pam, AFK. Allora, siamo qui, è questa la farm. Fa impazzire un po' il suono dei polli. Cioè qua ci deve essere anche un server, che l'ho tolto perché sennò ti esplode la testa per il rumore. Comunque ci deve essere. Immaginate che non vi ho detto nulla. E niente, questa sarebbe la farm. Come funziona questa farm? Bene, qua dentro ci sono polli. Polli. Questi polli lasciano all'interno di questo dispenser, come si chiama in italiano? Distributore. Distributore delle uova. Queste uova escono e quando compare una chicken, che è piccolina, occupa mezzo blocco, quindi non si brucia. Invece appena cresce e occupa un blocco di hitbox, si brucia con quella lava che è lì sopra. Dovrei averlo fatto con il blu invece con l'arancione, sennò non si vede un cazzo. Si brucia e poi, dopo bruciarsi, cade tutto qua dentro. Entra in questo tramoggia, in questa tramoggia. Ma perché lo devo dire in lingue che non conosco? È questo hopper. E poi c'è, cade qua all'interno di questo baule. E potete fare un sistema per farlo più grande, eccetera. Quindi, come si fa questa farm? Quali sono i materiali necessari? Oddio, ho messo il baule al contrario. Come si fa questa farm? Ci vuole un baule, o più, dipende dal sistema che volete fare. Quella che vi mostrerò è con uno, ma è semplicissimo aumentarlo. 5 o 4 blocchi di cristallo, è molto semplice. Poi blocchi di costruzione, più o meno uno stack, io userò questi due colori per farlo di due colori, ma è uguale, è solo per decorare. E poi avremo bisogno di tramogge, cioè di tolve, di hoppers, un paio di osservatori. Funziona anche questa farm per le persone che giocano su Bedrock o su altre, sì, su Bedrock alla fine, non su altre tipo piattaforme, tipo PlayStation 4, Xbox, mobile, funziona perfettamente. Abbiamo bisogno di un distributore, uno soltanto, un blocco di lava, mezzo blocco di qualsiasi tipo, in questo caso lastra di quarzo, poi tre tappeto arancione, un tappeto qualsiasi, una botola, una porta di quelle quadrate che in realtà è completamente opzionale, se volete la usate, se no bloccate tutto e basta. Questo è per aprire e mettere più uova e fare che ci siano più galline, e pertanto più rate di uova e più uova escano dalla farm. A parte tutto questo, uova per avere delle galline, un sacco di polli, un sacco di chicken, tantissimi. Ok, oddio, sono spariti. No. Bene, come si costruisce questa farm, che in realtà è molto 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 semplice? Bene, la prima cosa che faremo, io che ho tutto qua, prenderemo un baul, prenderemo una tolva e prenderemo un blocco di costruzione e faremo un fork. Adesso sì, mettiamo un baul, mettiamo una tolva dietro, in questa maniera, e adesso copriamo tutto con un po' di blocchi, in questa maniera. Sopra il nostro amico, il baul, metteremo uno di cristallo. Adesso che ci penso, non ho messo questi blocchi di... Oh, fuck. Non ho messo questi blocchi di vetro, che lo potevamo fare perfettamente e fare pam pam e per vedere tutto quello che c'è all'interno. Non ci ho pensato, adesso lo facciamo così. Quindi, a questo punto, chiuderemo tutto così, 3 e 3, lasciando due blocchi. Quello del hopper e quello dove ci sarà il distributore. Il distributore, bene, lo metteremo in questa maniera, puntando verso il hopper, no? In questo, verso il centro. E adesso mettiamo il mezzo blocco, la lastra, in questa maniera. Vedete? È molto semplice questo piccolo nucleo, no? Un piccolo modulo di farm. Adesso dietro metteremo altri tre strati e chiuderemo così. E qua dentro, anzi questo lo lasciamo aperto, questi due saranno la posizione per questi due di qua, che dovrebbe essere uno qui. Questi sono observers, se non mi sbaglio, sì. E mettiamo uno dietro così, perfetto. Adesso inizia a suonare, perché funziona così: questo guarda questo e mette un segnale quando lo metto. Questo sta osservando. Lo metto, lo osserva. E questo osserva che questo è inviato un segnale, quindi invia un segnale a lui. E poi c'è un ciclo, un loop continuo. In questa maniera si attiva questo ogni volta, pum 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 pum, e butta tutte le uova che ci siano all'interno. È molto semplice, ci sono altri sistemi, ma secondo me questo è il più semplice. Possiamo chiudere anche qua dietro. E adesso mettiamo tre tolve, una qua, sopra il nostro dispenser, il distributore, e mettiamo altre due, in questa maniera. Sopra di esse mettiamo le tre carpet,
in questa maniera e possiamo chiudere tutto. Se... in questa maniera. Mettiamo anche un po' di cristallo che là non l'ho fatto prima. E adesso in questo caso io cambierò di colore, ma voi potete continuare come volete. Qua sopra ci deve essere la lava, quindi la posso mettere adesso. La posso mettere adesso senza problemi. E adesso metto cristallo qui e cristallo qui. Così lo vediamo perfettamente, non c'è nessun problema. E adesso mettiamo i blocchi arancioni per coprire la zona dove ci saranno le galline. È molto molto semplice. Adesso saliamo un altro blocco, un altro spazio, in questa maniera. E chiudiamo tutto in questa maniera, lasciando un solo blocco, un solo spazio. Questo spazio è per mettere la door, se volete la piccola botola di butella, questa cosa che si apre. E qua dentro, invece la metterò da questa parte, mi sembra più comodo, dovrete lanciare tantissime uova. Come posso prendere un sacco di uova, Aleph? Perché tu sei un creativo e quindi fai così e è automatico. Bene. Potete fare un sistema molto molto semplice, è una stupidata, ve lo dico. Mettete un baul, mettete uno di questi, e cioè sempre... cazzo, mettete uno di questi, come vi dico è semplicissimo. Lo chiudete in questa maniera e qua dentro, mettete tutte le galline, cioè tutte le uova che avete. Se avete 10 uova, mettete 10 uova. Questo non ucciderà nessuna gallina, quindi non appena cresceranno, inizieranno a buttare uova, e sì, saranno qui sotto. Quindi li prendete tutte, una volta ci saranno un sacco, e le buttate qua dentro. E una volta, oddio, e una volta avrete un sacco, queste dovranno crescere per iniziare a funzionare la farm. Ma appena cresceranno, inizieranno a deporre, a buttare uova. Queste uova saranno spulse qui, e appena crescerà la gallina che comparirà, sarà bruciata da qua e morirà e ci sarà carne. Vediamo se da questa parte sono già cresciute. Alcune? No, non sono cresciute, cazzo. Questo si rimedia subito, mamma mia. In questa maniera iniziamo ad avere un sacco di galline grandi. Adesso abbiamo un sacco di galline grandi. Queste galline inizieranno a deporre uova. E se io faccio così... Vediamo se funziona questa stupidata che voglio fare. Una volta c'erano le uova reali, le metto lì e inizieranno a crescere e a morire. Mettiamo questo qua. E adesso iniziano a morire, vedete? Quelle grandi, cioè crescono, si fanno grandi e muoiono. Quando muoiono, lasciano carne e questo. Funziona così la farm. Questa è la farm funzionando, è molto semplice. Quindi con queste due cose potete avere questo per iniziare, no? Fate un sacco di uova e con tutte queste uova fate questa farm. E non appena cresceranno avrete un sacco di... Mentre più galline avrete qua, meglio funziona la farm, perché più uova avranno la possibilità di crescere, di avere galline, queste galline crescere, più galline cresceranno e più carne avrete. Se fate questo e lo duplicate e lo rifate, fate tre... Funziona, è spettacolare, mamma mia, incredibile, davvero. Quindi, io, Alethnox, spero che questo video sia stato di aiuto, sia stato utile, vi sia piaciuto un sacco. Se è così, lasciate un bel mi piace, condividete con i vostri amici, non dimenticarvi di divertirvi un sacco, di essere sempre felici, e ci vediamo, non so perché sto dicendo tutte queste cazzate, e ci vediamo un altro giorno. Cioè, non è cazzata essere felice, ma è più bello avere una farm di galline su Minecraft. Adios!